Passa sulla destra e scatta! Scatta Marco Pantani! Mancano 16 all'arrivo, risponde Hamilton, quindi Vironk, poi Livingston, Marco Pantani, l'ennesima accelerazione in questo Tour de France. Guarda cosa sta facendo Livingston, cerca di andargli al fianco per scoraggiarlo, no? Tante volte uno fa così per far calare l'andatura di quello che è scattato, però se questo corridore è forte, si arrabbia ancora di più e scatta ancora più forte. Loro due, Pantani e Armstrong. Assieme sul Mont Ventoux, assieme ieri per un paio di chilometri sull'Isoar e quest'oggi nella salita verso Courchevel. Forse parte Pantani e potrebbe fare il vuoto, vediamo, Eras sicuramente non riesce a rispondere, Pantani 20 metri in pochi secondi ha guadagnato, Botero cerca di rientrare, ha superato Eras e Armstrong, ha guadagnato 20 metri in pochissimo tempo Pantani. Sì, è un attacco studiato dalla squadra, sono scattati nella discesa della Galibier, lui con altri sei corridori, tra i quali i suoi compagni di squadra, Garcia Costa e Arieta, hanno tirato sempre loro, lui è sempre rimasto sulle ruote e poi è partito qui a 6 chilometri dalla conclusione. Anche Pantani sta dando tutto se stesso perché ormai vede lì Gimene, sta a poche decine di metri. Adesso cerca di staccarlo subito. Vediamo quanto manca, dovremmo essere ai due dall'arrivo, gruppo Armstrong si mantiene a 30 secondi, il pirata verso il suo ottavo successo di tappa al Tour de France, Pantani ai 200 metri. L'avrà visto Pantani? Sì, ma ha capito subito, non aveva il fisico dell'atleta. Vai Marco, questo sì che è un successo dei tuoi. Primo sul Mont Ventoux. Primo a Courchevel e anche il sovrano Lance Armstrong è stato staccato, solamente un gesto col braccio, non ha voluto perdere secondi nemmeno negli ultimi metri. Indurain e Rodriguez, al loro inseguimento il gruppettino della maglia rosa con Verzin, Bolz, Belli, Gotti e Chiappucci e poi l'altro drappello con Di Gianni Bugno con un ritardo di 3.55 dal gruppetto di Pantani. Quando è rientrato Indurain non andava, cioè andava meno sicuramente di Marco. Perciò abbiamo ridisegnato di nuovo tutto e su Santa Caterina è ritornato a partire Marco e ha vinto veramente da campione. Scusami Giacomo, sta partendo Pantani, attenzione amici sportivi, si è alzato sui pedali Pantani e sta guadagnando terreno nei confronti di Miguel Indurain. Vediamo se Miguel lo lascia andare oppure con la sua solita tattica poco alla volta cerca di recuperare. Da solo si alza sui pedali e sta mettendo in difficoltà Sua Maestà Miguel Indurain. Ed è Indurain che è un po' impiantato, Beppe. Anche Indurain sta facendo molta fatica, guarda che rapporto. Oggi, amici sportivi, abbiamo veramente vissuto una giornata di grande ciclismo. Dobbiamo dire grazie a questo giovane che ha vinto la tappa di ieri e sta vincendo meritatissimamente anche la frazione di oggi. Seguiamola assieme, guardate, quasi 7 ore di gara per consegnare la seconda vittoria e pedala tutta, vuole guadagnare ogni secondo possibile, bravo, 6 ore 55 primi e 58 secondi per lui. Per vincere ci vuole un'impresa leggendaria. La tappa adatta è la 15ª.
quella che arriva alle Des Alpes il 27 luglio. Potrebbe partire Pantani, eccolo, difatti parte. Ecco, parte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di e Pantani. E non risponde Ulrich. Non risponde Ulrich. Pantani ha fatto il vuoto. Quando Pantani attacca, mancano più di 50 km all'arrivo. Attenzione, vedete che è in difficoltà. Ulrich è in difficoltà. Grande, grandissimo Pantani. Quando questo ragazzo scatta, non c'è niente da fare. Notate quanta gente ci sia in vetta al Galibier. È la vetta più alta del Tour. Siamo a quota 2645 con Marco Pantani scatenato. È caduto. No, forse no. Non riusciva a mettersi, no, per esatto. Fortuna non si tratta di un incidente. Non riusciva a mettersi la mantellina, ha preferito frenare, aspettare l'ammiraglia, farsi aiutare. Pantani scatta, si alza ancora sui pedali. Marco Pantani, che ormai ha 4 minuti di vantaggio virtualmente, maglia gialla, rilancia un altro attacco. L'ascesa finale alle Des Alpes è una cavalcata trionfale. Ulrich, stravolto e sconfitto, ha quasi 9 minuti di ritardo. Marco Pantani sta portando a termine in maniera trionfale questa 15ª tappa, che ci rimarrà nel cuore, nel cervello, perché è stata veramente una tappa splendida. Soltanto subito dopo aver superato la linea del traguardo, Marco Pantani si concede il gesto del trionfo. Ed eccolo, finalmente, la maglia gialla a Marco Pantani. Ecco Gianni, mi sembra di assistere alla partenza di un Gran Premio di Formula 1. Tutti a fondo per trovare le prime posizioni per attaccare la salita. Ecco, iniziano gli scatti. 13ª tappa, l'Alpe d'Huez. Pantani incomincia il suo forcing. L'unico che oggi può battere Marco Pantani è la maglia gialla, ma penso che cerchi soprattutto direct per il terreno. Esatto. Per la prima volta in difficoltà. Per la prima volta in difficoltà, l'avevamo detto, questa è una salita. Ecco, va Pantani. Marco Pantani vola verso la vittoria, verso il trionfo dell'Alpe d'Huez, e vola anche per il podio finale del Tour de France. Dopo 2 anni torna al successo nella sua Alpe d'Huez e si porta al terzo posto della classifica generale. Il pirata ha colpito, eccolo con le telecamere fisse, a 2 anni di distanza dalla sua ultima vittoria, il Tour de France ci ripropone un grande, un grandissimo Pantani. Oltre al gesto atletico, bisogna applaudire a Pantani soprattutto il fatto umano. A livello morale, questo ragazzo che ha avuto tanta sfortuna, oggi finalmente può alzare nuovamente le braccia al cielo. Altissima velocità. Intanto ha forato Pantani. Attenzione, Pantani fora. Un momento e non riesce importante, vediamo che... No, non aveva forato. Saldo di catena. Sì, sono proprio alle spalle della maglia rosa. È stata l'assistenza Shimano a dargli la bicicletta. Adesso è arrivato a ripreso Pantani. Ecco, lo stanno aspettando Velo e anche Borgheresi. Sta recuperando Marco Pantani, ha fatto un lavorone Garzelli, in pratica ha tirato la volata di questo treno giallo-blu della Mercatone 1. Adesso è Borgheresi a dare il cambio, zaina alle sue spalle, Velo e quindi il pirata in maglia rosa. Comunque oramai Pantani vede i fuggiti. Ha superato l'impasse, ha superato
il momento difficile, un momento difficile forse più a livello psicologico che a livello gambe. Un finale veramente molto bello ed eccoci che Pantani si sta riportando nella scia di Gotti di Gialaver quando mancano 5 km alla conclusione. Appena la strada è tornata impegnativa con pendenze superiori al 10%, Pantani si è sbloccato e ha ritrovato quel colpo di pedale. Eccoci con Pantani. Pantani che ha raggiunto Savoldelli, De Paoli, poi vediamo anche Clavero e in testa questo gruppetto Simoni, Gilberto Simoni. E Pantani marca stretto il suo più diretto avversario in classifica generale, vale a dire Savoldelli che è a 53 secondi, mentre ha dei problemi Kamenzi. Mazzocchi. Eh sì, Jalabert sta attaccando Eras che cerca di tenergli la ruota, ma ci sono Gotti e Micheli lì a non più di 10 metri e mi sembra di vedere, ma qui ci sono gli alberi, mi pare Savoldelli anche con Pantani. Oramai Marco Pantani è a 15-20 metri da Ivan Gotti, con Pantani ci sono Clavero, Savoldelli e Simoni. E parte. Pantani rinfrancato, parte, ha avuto un attimo di difficoltà, ha superato questa crisi psicologica più che fisica ed eccolo là. Pantani ormai lanciato all'inseguimento tra Jalabert e Gotti, 6 secondi, ma ecco che arriva Pantani. Tutte le volte che la salita è più dura Pantani parte, Pantani cerca di aumentare l'andatura, cerca di recuperare nei tratti in falso piano, quell'incidente gli ha fatto perdere almeno 40 secondi. Pantani si è riportato nella scia di Gotti e di Micheli, ha recuperato 40 secondi ed ora riparte, riscatto Mazzocchi. Sì, Pantani sta cercando di andare a prendere Jalabert, va a prendere perché non ha più di 20 metri di vantaggio. L'azione di Jalabert è meno limpida, meno fluida e credo che lo possano prendere da un momento all'altro poi. E Pantani che è andato a riprendere tutti, adesso può anche nella ripartire. Scia di Jalabert e riparte. Incredibile. Jalabert lo controlla. Scatto in progressione di Pantani, una grandissima azione, dobbiamo dire, una tappa veramente splendida. Con un Pantani fermato da un salto di catena, un Pantani, ecco che la regia ci ripropone lo scatto di Pantani. Pantani ha avuto questo cedimento. Ed eccoci su Pantani, un rullo compressore. Lui non si è fatto a quel punto prendere dalla foga, è salito regolare, ma negli ultimi 6 km, quando la salita è cominciata a diventare veramente dura, ha fatto impressione. Ha preso e superato tutti i corridori adesso, guardate con che agilità riesce ad andare via. Quando la strada si rizza sotto i pedali, Pantani è il più forte, ma soprattutto dà un colpo importantissimo al morale dei suoi avversari. Niente da fare, quando la salita è dura nessuno riesce a stargli a ruota, anche con un handicap di 30-40 secondi all'inizio della salita è riuscito a riprendere tutti e a staccarli. Siamo ormai in vista del traguardo per Pantani. Eccolo là in fondo al rettilineo, ancora sui pedali, scatta ancora Pantani. Eccolo, tifo da stadio qui a Doropa. Un tifo da stadio calcistico, Pantani non si rialza, non molla sino al traguardo e poi si concede l'alzata delle braccia.